continuiamo la nostra terapia della felicità che ci ha lasciato in eredità Oreste Benzi, questo prete felice, perché si è donato totalmente agli altri e agli altri più poveri, ai poveri tra i poveri, avrebbe detto Madre Teresa di Calcutta. Abbiamo già detto qualcosa sulla terapia della verità, la terapia della responsabilità, la terapia della conquista delle cose, quindi del necessario sacrificio che occorre per conquistare le cose belle, le cose che contano nella vita, alla terapia del dono di sé. E oggi diciamo invece qualcosa sulla terapia dell'assoluto. Quando e come oggi noi educhiamo alla trascendenza? Quando e come noi oggi educhiamo all'assoluto? Cioè al fatto che l'uomo non è l'assoluto, ma è finito, è limitato. Quando noi oggi educhiamo all'altro da me stesso, a qualcosa che mi supera, quando noi oggi educhiamo a Dio e a Dio come padre, educare all'assoluto vuol dire educare alla vera vocazione dell'uomo. L'uomo è fatto per il cielo. E proprio perché è fatto per il cielo, vive bene la terra quando si impegna. Quando con i piedi è ben piantato nella terra, ma è proiettato verso l'assoluto. La terapia dell'assoluto aiuta i giovani e non solo a ritornare dentro se stessi, a scoprire il senso vero della loro esistenza, il senso vero della vita, a scoprire il senso del creato, a scoprire il senso di Dio, a scoprire il senso dell'uomo e a scoprire il senso della relazione. Sì, non è solo l'altro primariamente a farmi scoprire come essere in relazione, ma è soprattutto lo scoprire e l'essere educato all'assoluto, a Dio che mi fa scoprire come essere in relazione, perché Dio ci ha voluti essere esseri, persone di comunione, persone di relazioni. Questo ci ha voluto Dio, non isole, ma persone che vivono in Lui e vivendo in Lui vivono con gli altri, vivono insieme agli altri. E di tanto in tanto dovremmo darci degli spazi in cui meditare, in cui riflettere, in cui verificare la nostra sintonia con l'assoluto, in cui verificare la mia sintonia con Dio e con gli altri. Vi aspetto domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti!